Buonasera a tutti, sono il dottor Stefano Scatena, psicologo e psicoterapeuta. Mi avete chiesto quali sono i principali disturbi alimentari sulla mia pagina Stefano Scatena, psicologo e psicoterapeuta. Vi rispondo subito, ne esistono soprattutto tre principali: l'anoressia nervosa, la bulimia e il binge eating disorder. Per quest'ultimo possiamo chiamarlo in italiano disturbo d'alimentazione incontrollata. Vediamo quali sono le principali differenze. Nell'anoressia nervosa abbiamo un disturbo psichico abbastanza importante, abbastanza grave, dove la persona ha una distorsione del proprio corpo, della visione del proprio corpo, e si percepisce come perennemente grassa, deforme, veramente fuori peso, e immagina di avere un controllo sul proprio cibo fino poi ad attuarlo, per mantenere un livello di peso adeguato per quello che la persona anoressica considera, che di solito è molto basso. È un disturbo pericolosissimo, può portare anche alla morte per denutrizione. Nella bulimia nervosa invece la persona ha delle abbuffate che non sono presenti nell'anoressia, e poi si produce tipicamente il vomito per cercare di mantenere un controllo sul proprio peso corporeo. Nel binge eating disorder invece, il disturbo d'alimentazione incontrollata, la caratteristica principale sono le abbuffate, a cui però non segue una condotta di eliminazione come è presente nell'anoressia nervosa o nella bulimia, che tipicamente è l'autoinduzione del vomito, lo sport praticato a livello eccessivo e l'utilizzo di purganti e di altri sistemi per evacuare il peso corporeo e quello che si è mangiato. Questi sono i tre principali, detti chiaramente in maniera molto veloce, quanto per fare una distinzione a occhio tra questi tre importanti disturbi alimentari. Ce ne sono anche molti altri, però questi sono i principali che purtroppo colpiscono molte persone, soprattutto donne, ma non solo, nella nostra società occidentale. Sono malattie tipicamente culturali, dette secondo il gergo della psichiatria transculturale, perché sono presenti soprattutto in Occidente, ed è un modo di esprimere il disagio molto profondo, tipicamente la difficoltà a superare uno svincolo familiare, a crescere, e anche dovuto a determinati modelli di comportamento e di peso corporeo che vengono indotti chiaramente dalla televisione e dai media. Esiste anche un'altra forma di disturbo alimentare che voglio citare, tipica degli uomini, che si chiama, intanto salutiamo la mia gatta Luna che ci è venuta a trovare, lei non soffre di disturbi alimentari, per fortuna per lei, e questo disturbo è la vigoressia, cioè una sorta di fissazione sullo sport, sul culturismo, sul controllo della propria muscolatura, che è una patologia molto limitante, una sorta di bodybuilding all'eccesso che diventa una vera e propria ossessione, per parlare con un linguaggio popolare semplice da comprendere, una patologia, la vigoressia, che colpisce soprattutto gli uomini, ma ultimamente non solo. Ciao!